Allora, ecco a voi Boris. Somiglia molto a Ciccio e di lui si è parlato molto perché era il fratello prediletto di Ciccio, che era un po' il boss di tutta questa cucciolata. Quando Ciccio partì, lui si intristì moltissimo e non so se qualcuno di voi si ricorda, si scavò una buca sotto una pedana e rimase lì. Ti ricordi, Tony? Certo, rimase lì 4 giorni senza mangiare. Serio, quasi. Serio, non ne voleva uscire. Ora il tempo è passato e lui è uscito dalla buca e ha ripreso, insomma, la vita normale. Ma da quando si è rotto l'equilibrio con la partenza di Ciccio, lui è rimasto un po'... non direi sottomesso, però sì, un po' forse... Se la sente, gli manca tanto. No, il suo carattere è un po' intimidito, diciamo, rispetto ai fratelli. Non hanno mai costruito il loro equilibrio. È comunque un cane tranquillo, è un cane dolce e... con un buon carattere, solo un pochino triste. Somiglia moltissimo a Ciccio, è solo leggermente più piccolo. La loro storia ve l'abbiamo raccontata tante volte, quindi è meglio sorteggiarla. Fu trovato all'inizio di settembre del 2020 insieme ad altri 8 fratelli, erano 9 in tutto, e alla mamma Priscilla, meravigliosa mamma Priscilla, che aveva scavato una grande buca, io urlo perché sennò non mi si sente, aveva scavato una grandissima buca e aveva messo sotto tutti questi 9 cuccioli per proteggerli dalla gente che passava nella strada, era un campo vicino a una strada, ma penso anche molto dal caldo. Non fu semplice tirarli fuori da là, ti ricordi? Era il giorno che stavamo festeggiando i nostri 40, i primi 40.000 like. E loro erano veramente piccolissimi. Ora ormai sono diventati grandi. Ciao Candy, lei è la sua sorella. Ciao amore, ciao. Ho sentito tutte l'arancio che ho mangiato. E questo è l'altro fratello, va bene, così li facciamo vedere tutti. Ma questo è il video di Boris. Sono diventati grandi, ora vivono liberi in giardino, quindi sono abituati a fare un po' quello che gli pare. Loro da molti mesi vivono in giardino, meglio che vieni più vicino perché non mi sente nessuno, se no Tony. Vivono in giardino, devo... Lady ha qualche cosa che mi consiglia in questo momento. Vivono liberi e sono comunque dei cani sereni. In questo momento, Silvia, basta! Abbiamo deciso di fare i video per loro perché siamo per cominciare i lavori, proprio i recinti definitivi, che saranno fatti nella parte in fondo del giardino che attualmente appunto è la loro zona. Per questo avremo necessità di spostarli e per evitare di doverli chiudere sarebbe importante farli partire adesso. Sempre chiuderli con i box 15x10. Ah sì, i nostri box, adesso vedrete, cioè, quelli non... non saranno box, ma infatti non dobbiamo chiamarli box, io li chiamo recinti per questo, certo. Perché i box sono piccoli e loro avranno dei recinti da principi, ma questo non è un buon motivo per lasciarli a vivere in un rifugio, perché al di là dello spazio, e poi i cani si adattano comunque anche in un appartamento, loro hanno bisogno di tanto amore, di un amore esclusivo, un rapporto quasi mamma-figlio, questo vogliono i cani, e quindi noi per quanto amore abbiamo sono sempre tanti e quindi non possiamo dividerlo per tutti. Quindi Boris è un cane bellissimo, dolcissimo, che ha bisogno di ritrovare tanta felicità come ce l'aveva prima quando c'era il suo amato Ciccio. Ha un buon carattere, sicuramente si fa rispettare con i maschietti, quindi bisogna valutare la compatibilità con un altro maschietto. Probabilmente sarebbe importante un piccolo giardino perché è abituato a vivere in giardino, comunque è un cane ancora giovane, quindi si può adattare a tutte le situazioni purché ci sia tanto amore. Abbiamo detto, lui è nato nell'estate del 2000, quindi è poco meno di 2 anni, quindi è un cane giovane. Chiamate per Boris. Si è impietrito. Che poi è bellissimo. Cane sfinge, guarda, abbiamo il cane sfinge. Ma perché davanti? Perché loro, mamma che li vedono, perché io faccio spesso i video, dovrebbero vedere come sono quando sono in giro in giardino. Poi gli metti il telefono davanti e diventano tutti delle sfingi. Comunque è bellissimo, perché almeno così possiamo vedere i suoi occhi bellissimi. È dolcissimo. Ok, ciao.